Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te. In quel tempo, tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Natale non è solo il 25 di dicembre, ma si prolunga. Anche oggi è Natale nella liturgia. E noi diamo a questa messa il valore di un grazie e poi l'invocazione della pace. Grazie. Guardiamo all'anno che è finito. Che cosa c'è stato nella vita dell'anno scorso di grave per noi? Che cosa c'è stato nel mondo? Questa pandemia che tra l'altro è ripresa in questi giorni. Che cosa c'è stato di positivo? C'è stato di positivo nella vita. Il tempo passa. Per dimenticarsene si può magari stordirsi. Arriva in ospedale un giovane di 17 anni e chiedo come mai è qui. E la mamma dice, ieri con gli amici è uscito, si è ubriacato. Dimenticare. Noi sappiamo che esiste un fatto fondamentale nel tempo. Gesù è venuto. Non c'è nulla che va e finisce nel male. Non c'è nessuna sofferenza che non venga registrata. Che cosa rifarei se penso all'anno scorso? Cosa rifarei? Cosa lascerei perdere perché non è importante? Che cosa è stata una sconfitta per me? Che cosa conta, vale la pena? Adesso guardiamo l'anno nuovo e diciamo quale attività, quale preoccupazione per il nuovo anno. Entriamo, come ci diceva San Paolo oggi, lui ci presenta Gesù come modello, dice Gesù ha svuotato se stesso, è sceso nel nostro baratro, si è umiliato, si è messo a servire e Dio l'ha riempito di vita. Se abbiamo gli stessi sentimenti, se cerchiamo di svuotare il nostro io che è sempre alto, svuotarlo. Per il bene degli altri, come Maria. E il Signore proprio ci benedica, cioè ci faccia vedere un volto splendente. Questo è il grazie. Ma oggi vogliamo anche invocare, chiedere il dono della pace. Il Papa dirà la messa oggi, se andiamo a casa verso le 11 lo vedremo. Il Papa ha mandato un messaggio e indica 3 vie per costruire la pace. Prima di tutto, la prima via è il dialogo
tra anziani e giovani. Se c'è dialogo si crea la pace. Gli anziani, dice il Papa, sono le radici, e vedo che siamo qui un po' tutti, siamo radici, abbiamo le radici, abbiamo il passato con il bene e con le ferite. I giovani sono il sogno, sono il domani, sono la speranza, sono il frutto. Ecco, il Papa chiede proprio che non ci sia la solitudine, solo gli anziani, solo i giovani, il dialogo, non il conflitto, bastio contro, non lo scarto, più niente, ma il Papa dice il dialogo, che bello, carissimi, se ospiterete qualche nipote o figlio, siete lì e c'è il dialogo. Torno dal lavoro, il figlio viene lì a trovare il papà o la mamma. Oggi mi è capitato il dialogo. Il dialogo è il mezzo per cui giovani e anziani sono in rapporto. Ascoltarsi, dialogare. Questa è la prima cosa. La seconda via per la pace è l'educazione, l'istruzione. La pace è un dono dell'alto ed è anche un impegno condiviso tra le varie istituzioni. Tutti possiamo collaborare e edificare nel mondo la pace. A partire dal nostro cuore, pace in famiglia, nel lavoro, nella società, con l'ambiente e i sogni. La pace tra gli stati, tra i popoli. C'è una statistica che dimostra che nell'anno in corso sono state fabbricate più armi dell'anno precedente. Le armi non sono la strada per la pace. Si rischia di entrare in questa logica. Se hai le armi sei sicuro. Anche in Italia, nonostante la pandemia e le tragedie, la voglia di armi cresce da parte proprio più per gli interessi che non per la gente. Nel mondo in questo momento ci sono 36 guerre nel mondo. Ci sono 360 conflitti legati alle armi o alle materie prime. Sono in contrasto perché voglio l'acqua, voglio il petrolio, voglio il gas. La pace. Ecco, proprio chiedere il dono della pace. La terza arma è il lavoro. Anch'io non ci pensavo che il lavoro è necessario per la pace. Il Papa dice bisogna garantire il lavoro. Quante persone licenziate o quanti giovani senza lavoro. Garantire il lavoro. Perché? Perché uno che lavora ha la coscienza della sua dignità. Uno che lavora dona quello di cui lui è capace. Se non lo dà si crea un vuoto e il vuoto è uno squilibrio. Uno che lavora, lavora per gli altri, ecco le relazioni della pace. Oggi si diffondono delle macchine che entrano nelle fabbriche e rimpiazzano i lavoratori. Non servite più, ormai c'è la macchina che fa il vostro lavoro. Papa dice, non bisogna privare il lavoro all'uomo, che l'uomo è qui per trasformare il mondo. Il lavoro è la via della pace.
ho cercato il lavoro a due giovani. Uno mi dice, io lavoro, a volte le macchine non ci sono, mi metto lì all'aggiusto, devo lavorare. L'altro dice, io non vado a lavorare, le macchine non funzionano, e rimane senza lavoro. Gli dico, ma tu hai fatto una domanda per trovare lavoro, cosa aspetti? Che ti caschi addosso il lavoro. Io ho detto, portami le domande di lavoro, vedo di aiutarti a cercarlo. I giovani senza lavoro sono in giro a pigliolonare. E troppo niente, diceva mio papà, fa compiere il male. Bisogna fare perché ti senti costruttore di pace. La pace, allora, dice il Papa, ha un aspetto artigianale. Ma pensare solo che il Presidente della Repubblica, il Governo, la pace nasce dal piccolo. Tu stai facendo la minestra, crei la pace per la famiglia. Noi siamo costruttori di pace. Piccola, però, adagio adagio si allarga. Ecco, carissimi, il nostro grazie di oggi, la nostra invocazione della pace, col dialogo tra le nazioni, tra le anziani e giovani, con l'istruzione su cos'è la pace, cos'è la guerra e con il lavoro. Ecco perché siamo qui stamattina.